Buon pomeriggio a tutti dal Milanista Park, siamo qui a registrare questo video per complimentarmi per la qualificazione ai quarti di finale dell'Atalanta. Complimenti Atalanta, meritate un applauso, complimenti, siete in questo momento l'orgoglio di tutta l'Italia, di tutta l'Italia tifava per voi, pure in questo momento delicato per l'Italia che sta vivendo. Con questo virus avete portato un po' di gloria per chi si è distaccato guardando pure la partita, si è distaccato in questi giorni che stanno vivendo, stando pure a casa, costretti a stare a casa, avete portato un po' di gloria a questa nazione. Voglio complimentarmi con tutti i loro, ma soprattutto con Josip Ilicic, che giocatore che sei, complimenti, 4 gol in un ottavo di finale di Champions League, non è da tutti da fare, e mi voglio complimentare, hai deciso un match da solo, sì, la squadra ti ha aiutato, tutti hanno fatto il loro dovere, ma tu hai aiutato a questa squadra ad arrivare ai quarti di finale. Complimenti, Ilicic, pallone portato a casa. Una soddisfazione pure per te. Ora, ci possono essere pure squadre pure abbordabili pure per voi nei prossimi sorteggi. Vediamo se la fortuna vi viene incontro. Magari, chissà, fare un'altra sorpresa ai vostri tifosi e a tutta l'Italia che arriverete in semifinale. Me lo auguro con tutto il cuore. Invece, quanto riguarda le altre partite di Champions League, questa settimana, che stasera ci sarà Liverpool Atletico Madrid, finora in gara per il Atletico Madrid dell'andata al Wanda Metropolitana Stadium di Madrid, e l'altra PSG Borussia Dortmund, che dovrebbe essere a porte chiuse se non sbaglio, che all'andata si è vista in vittoria la squadra tedesca Borussia Dortmund per 2-1. Quindi oggi si giocherà a Parigi, se non sbaglio, al Parco dei Principi di Parigi, e vedremo che tipo di partite ci aspetteranno. Per quanto riguarda la situazione di Europa League, non so se risolta, ma a quanto pare la Roma non riesce ad andare in Spagna per giocarsi la partita per i vari divieti che stanno mettendo pian piano gli spagnoli, stanno bloccando aerei provenienti dall'Italia e andando verso l'Italia, quindi non so come si svilupperà la situazione per la Roma. Potrebbe pure trovare la soluzione di andare in Portogallo prendo un autobus che lo porta, se non sbaglio, lì a Siviglia deve andare la Roma. Comunque, il video finisce qua, ho voluto fare soprattutto i complimenti all'Atalanta, gli faccio ancora complimenti all'Atalanta, siete l'orgoglio italiano, nel bene e male. Forza Milan, forza Atalanta in Champions League e forza Italia soprattutto per questa battaglia contro questo virus che sicuramente ci reggeremo e usciremo vittoriosi. Ci vediamo in un prossimo video, vediamo quando e soprattutto che argomento portare, visto che la serie A è stata rimandata. Vediamo se trovo qualche argomento
me lo porto, cerco di non disattivarmi dal canale e soprattutto siamo arrivati, ora ho visto, siamo arrivati a 89 iscritti, mancano 11 iscritti per arrivare ai 100, io voglio puntare però ai 100 iscritti, quindi iscrivetevi per favore al canale, chi non si iscrive vi ringrazio, a chi lo fa e chi l'ha già fatto. E soprattutto condividere e commentare questo video per quello che pensate per l'Atalanta e per la situazione che sta accadendo in Italia. E vi invito a iscrivervi sui miei social di Instagram, Facebook, il Milanista Pazzo, e su TikTok, il Milanista Pazzo Official, e nel bene e nel male, Forza Italia, e pure Milan, e pure Atalanta in questo momento. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti dal Milanista Pazzo.